Non è che seguo con molta attenzione le cose italiane, perché francamente un po' vivo in America e non qui. Un poco che seguo diventa facilmente oppressivo, no? Nel senso che le notizie spesso sono più che altro, come dire, fanno venire più la tristezza che la felicità, quindi uno non fa volentieri le cose che rattristano. Quindi siccome c'è poca felicità che esce fuori dal notiziario giornaliero dell'Italia, allora me ne sto lontano. Hai un imprenditore che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, tornare in Italia per fare impresa, che impressione le ha fatto, che idea si è fatta di chi vuole fare impresa e investire in questo paese? Beh, oddio, credo che sia un po' una corsa in salita, specialmente per l'imprenditore. In qualche modo ho una grande ammirazione per gli imprenditori italiani, perché hanno veramente, devono lavorare più duro degli imprenditori in altri paesi, perché la struttura, l'infrastruttura non li supporta, anzi pare quasi che l'infrastruttura gli rema contro, mentre negli altri paesi magari c'è un po' di vento a favore, qua c'è solo vento contro, sembrerebbe. Per un finanziatore come me, devo dire, pure ci sono dei piccoli vantaggi e tanti svantaggi. Magari il piccolo vantaggio è che non c'è molta competizione per investimento contro, sembra, nel tecnologico per esempio. C'è il problema dei capitali, che ovviamente in America esistono tante sorgenti di capitali, sono gruppi vari, no, che intervengono in fasi diverse di un'azienda, quindi ci sono gli angels, i VC, quelli che intervengono più tardi con mezzanine financing, le corporate alliance, le alleanze con le corporation. Insomma, lì c'è proprio un alfabeto gruppi che fanno il funding piuttosto sofisticato. In Italia no, quindi chiaramente il funding è un problema. Altre cose probabilmente importanti è che, siccome non è che uno va a scuola e impara a fare l'imprenditore, non è che va a scuola e impara a costruire un'azienda, no? Sono cose che spesso si imparano nella pratica, essendo coinvolti in altre aziende. Siccome non è che ci sta tutta questo fiorire di aziende in Italia, allora è più difficile costruire le competenze. Altro ostacolo? Ma probabilmente una cosa un po' ovvia, però chiaramente non essendoci poi tutta questa richiesta, anche l'offerta di competenze professionali, no, che servono per far funzionare le cose, sono scarse, no? Per cui è difficile trovare persone brave, no, nei vari settori.